È partita, però ancora non si è avviata. Adesso sì, Ecco, ora adesso sì. sì. Buongiorno a tutti, segretario, procediamo con l'appello. Buongiorno, seduta del 20 luglio 2020, numero 695. Chiamo l'appello dei consiglieri della sesta commissione. Anello, Presente. Cusumano, Presente, buongiorno. Giorno, Gelarda. Gelardo è uscito? Era qua Sì, avrà poco avuto fa. connessione. Andiamo avanti. Scarpinato. Sì, buongiorno, presente. Zacco presente. In questo momento 4 consiglieri su 5 presenti. Il numero legale dichiara aperta la seduta. Buongiorno a tutti. Do il benvenuto all'ingegnere Di Gangi che è collegato con noi. Oggi abbiamo in audizione l'ingegnere, doveva partecipare pure il dottore Galvano, che ancora non vedo collegato, per capire lo stato di avanzamento delle pratiche di suolo pubblico, in riferimento all'atto di indirizzo della Giunta, che poi non era altro che, quanto concordato da questa commissione con le associazioni di categoria e sottoposto all'amministrazione, che permette ai ristoratori, agli esercenti di avere il suolo pubblico con una semplice comunicazione laddove ci sono delle aree pedonali o eventuale estensione, o l'emissione, la firma di un'ordinanza dell'ufficio traffico se su carreggiata. Prima di iniziare, comunico all'ingegnere Di Ganci che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del comune, quindi occorre il suo consenso. Prego, ingegnere. Sì, buongiorno, do il consenso. Sì, grazie. In attesa che si colleghi qualcuno dell'ufficio del SUAP, l'assessore mi ha comunicato che il dottore Galvano andrà in pensione, forse oggi è l'ultimo giorno di servizio, quindi non so se riuscirà a partecipare, spero che deleghi qualcuno. Intanto cerchiamo di capire con lei, ingegnere, di che numeri parliamo, sulle richieste che il SUAP ha girato a voi e quali sono quelle evase positive e quali quelle vi negate, per avere un'idea un po' complessiva sullo stato di avanzamento delle pratiche. Prego. Sì, buongiorno consigliere, buongiorno presidente. Allora, sulle 194 istanze presentate al SUAP, 107 erano quelle per le quali diciamo, si chiede emissione di ordinanza dirigenziale dell'ufficio mobilità urbana che dirigo in quanto diciamo, che riguardavano la sede stradale o non erano in aree pedonali. E di queste istanze ne sono pervenute a questo ufficio 45. Di queste 45, diciamo, 11 ordinanze sono state emesse, quindi sono stati concessi spazi richiesti dalle ditte, e 25 sono state rigettate, come anche, diciamo, diverse motivazioni, in particolare, diciamo, quale invita a ripresentare, integrare la domanda perché la maggior parte appunto non poteva essere concessa in quanto o non rispettava il regolamento 9/2020, in particolare il codice della strada, l'articolo 20, concessione di suolo pubblico, e poi le altre 9 diciamo verranno lavorate in mattinata, quindi non posso dire al momento l'esito, ecco. Mi scusi, è saltata un attimo la linea, mi perdoni. Sì, scusi, ma qui si sente No, sempre. per me o per lei. Lei diceva che sono 194 le richieste complessive che sono arrivate, di cui 107 di sua No, pertinenza. 45 ne no, allora, 194 al SUAP, perché Complessive. ho questa notizia perché me l'ha data appunto questa mattina il SUAP come dato. Di queste 107, diciamo, sarebbero appunto di competenza poi Del successiva suo ufficio. dell'ufficio, esatto, e di queste 107 ne sono oggi pervenute solamente 45, e Ma quindi. questo, mi scusi, cosa vuol dire? Perché questo mi sfugge questo passaggio. Cosa vuol dire che ne sono Mi sentite? Sì, 5? no, Presidente, sì, la sentiamo. Cioè, 107 sono arrivate al suo, per poi mandare solo 45. Sentite? Scusate. Ah, sì, Sì, sente, Ottavio. Presidente. Dottore Palazzolo, per favore, ero al telefono con il dottore Galvano. Può mandare nuovamente l'invito alla mail che si collega con
Sì, l'ho già mandata prima di No, 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 avviare la se la può rimandare registrazione. ora, che fa con le Ora va carte bene, ok. istituzionali. Ok. Ingegnere, mi perdoni, può ripetere Sì, l'ultima parte del... Presidente, no, volevo dire, io posso diciamo, dire quelle, le istanze pervenute a questo ufficio, che appunto sono le 45. Il resto era un dato che volevo dare perché l'avevo avuto, ripeto, dal SUAP, ma informalmente come preparazione a questa riunione, però penso che la motivazione sia il fatto che sono arrivate, li stanno, diciamo, stanno facendo il lavoro di Allora ce competenza lo dirà, si sta prima di... chiudendo il funzionario del SUAP, quindi questo infatti, ecco, sì. Presidente, perché dico Presidente Zacco che era al telefono, il dottore ha detto che 107 domande, informalmente lui ha saputo, ora come dice lei ce lo dirà Galvano, 107 domande sono quelle che interessano il manto stradale. Ma... Di questa audizione è questo, proprio capire se Sì, la procedura funziona o se c'è qualcosa che realmente... Presidente, dicevo questo, che poi il dottore ha detto che 45 in qualche modo di queste 107 sono arrivate all'ufficio mobilità, quindi dobbiamo cercare di capire dove sono finite le altre 60. Allora, affrontiamo il problema mobilità. 45, su 45 quante sono state evase? Allora, ne sono state evase, Ho perso il dato, mi scusi. sì, entro oggi probabilmente verranno evase tutte, ma al momento sono state chiuse 36. Di cui 11 con ordinanza dirigenziale dell'ufficio mobilità urbana e quindi diciamo concessione poi trasmissione al SUAP per la concessione e 25 rigettate per diverse motivazioni. Alcune di queste rigettate sono pervenute nuovamente per ovviamente integrazione della domanda presentata a seguito della nostra istruttoria. Ma diniegate perché? Perché diciamo la procedura era molto snella, bastava un'asseverazione, no? Ma diciamo dall'atto indirizzo della delibera giunta del 122 che riferiva appunto questa istanza diciamo, composta da questi tre documenti, quasi sempre diciamo, nelle 25, insomma, i numeri dovrebbero essere intorno ai 18, di questi 25 comunque 18 mancanza di perizia asseverata. Le altre motivazioni erano legate alla distanza dei fabbricati, che in alcuni casi bisogna ovviamente lasciare un minimo di spazio per il pedone che non veniva lasciato, altri perché si trovano in percorso di obiettivo sensibile o c'era anche una pratica perché era tra due passi carrabili e comunque sempre nel rispetto appunto dell'atto indirizzo del delibera di consiglio 9/2020 e quindi del codice della strada per quelle che sono le prescrizioni. Parliamo di nuove concessioni o estensioni? Quindi Ampliamenti sempre, estensioni di suolo pubblico, sì, se sono vogliamo. sempre ampliamenti, sì, ampliamenti del 50%, ma quello previsto dall'articolo 181 del decreto rilancio. Quindi non ci sono istanze in queste presentate, sono nuove concessioni. No, no, stiamo parlando sempre di questo aspetto, diciamo, di ampliamento, alcune per la visione, diciamo, io l'ho viste tutte, però La delibera prevedeva la possibilità della nuova concessione con comunicazione e ordinanza o certo, estensione del suolo pubblico. È sì. importante per noi capire se sono tutte in riferimento all'estensione o se sono nuova concessione, perché dico fermo restando poi l'errore delle pratiche, perché diceva che sono 18 senza asseverazione e sono state diniegate per questo, no? Quindi è un errore comunque Sì, dei tempi. diciamo che a volte le motivazioni sono più di una, nel senso che sulla metà, quando c'è la mancanza di perizia asseverata, c'è anche il non rispetto dell'articolo 20 dell'occupazione di suolo pubblico, il codice della strada, per capirci, cioè della larghezza della metà del marciapiede, o piuttosto del metro che bisogna lasciare tra fabbricato, qualora il marciapiede non esistesse In appunto questo per la... caso parliamo di carreggiata, però, ingegnere, perché sul marciapiede non occorre Sì, l'ordine. però il problema
problema è che sia sul marciapiede, l'articolo 20, sia sul, per quanto riguarda quelle richieste dove non esiste, diciamo, il marciapiede, comunque bisogna sempre rispettare il codice della strada, in quel caso è l'articolo 157. Quindi in quel caso sono solamente 5 casi, 5 istanze che non rispettano queste distanze. Quindi in qualche modo, ripeto, sono a volte, raramente sono una sola motivazione, sono più di una motivazione, e alcuni hanno ripresentato istanza, credo un paio, appunto integrandola con queste informazioni o comunque rimodulando la loro richiesta sul limite appunto dei 2 metri, ad esempio della sosta tariffata, la sosta blu, per rimanere nello spazio indicato, appunto, previsto al codice. Ma visto che l'atto di indirizzo politico sia del Consiglio Comunale sia della Giunta era quello di agevolare gli esercenti accelerando al massimo l'iter, non sarebbe stato più opportuno richiedere un'integrazione piuttosto che il diniego e ripresentare l'istanza? Che così non agevoliamo gli esercenti, l'obiettivo è quello di agevolare gli esercenti fino a ottobre, già siamo a fine luglio, siamo passati più di un mese e mezzo e ancora parliamo di ripresentare le istanze. Sì, no, ma in alcuni casi, ripeto, abbiamo richiesto appunto nel diniego che comunque bisognava attenersi alla distanza prevista dal codice della strada, quindi è chiaro che poi le ditte interessate la ripresenteranno, comunque le integreranno con una nuova istanza, ecco. Quindi è una non si può, diciamo, è inevitabile questo iter per il discorso della sicurezza e circolazione sia dei pedoni che della strada. No, per carità, bellissimo, però sarebbe stato più... Cioè, infatti l'atto indirizzo della Giunta proprio in questo senso lo richiama più volte, ecco. Cioè da mandato a questo ufficio, però ovviamente per semplificare sicuramente per la ripresa economica delle attività e quindi in qualche modo probabilmente nella comunicazione, anche essendo tutto in emergenza, probabilmente anche noi ci stiamo adattando un pochettino a comunicare alle ditte quello che occorre per avere questa concessione. Ecco. Volevo fare una domanda. 45 pratiche sono quelle che voi avete ricevuto da quando? Da quando c'è stato anche la nostra proposta in delibera di consiglio dal 2 giugno, diciamo, io ricordo che le prime ordinanze sono del 22 giugno, le prime 4 ordinanze esitate positivamente, quindi in sostanza sono arrivate a metà giugno, credo, dopo che c'è stata la delibera del 30 maggio di giunta, man mano sono arrivate al SUOP e poi il SUOP l'ha girata a noi. Se vi ricordate, c'è stato inizialmente quel problema tecnico dovuto alla lavorazione di smart working per i file, eccetera, che abbiamo discusso nell'altra seduta di commissione, nella precedente seduta di commissione, che è stato ovviamente immediatamente risolto, però stiamo parlando del mese di giugno, le prime istanze, diciamo seconda metà, che sono arrivato a questo ufficio. Quindi super giù i tempi di lavorazione di una pratica, quanti giorni incide per lavorare una pratica mediamente? Pensate, da media... qui a ora ne abbiamo quasi solo 30, dato diciamo un po' da... No, ma tutte quelle che sono arrivate, io chiaramente bisogna poi sentire pure il suo, ma tutte quelle che sono arrivate qui appunto fino a stamattina, fino a oggi, le 45 saranno lavorate, quindi come arrivano li lavoriamo, questo finora è così. È chiaro che non nascondo che man mano che tra quota 100, ovviamente anche i congedi previsti nei decreti dell'emergenza sanitaria, eccetera, eccetera, quindi è chiaro che le risorse umane vanno a mancare e non abbondare, quindi però fino ad oggi siamo nei tempi, nel senso che ogni volta che è arrivata l'abbiamo chiusa nei tempi, ecco. Cioè, sto parlando che se arriva l'8 luglio l'abbiamo chiusa dal 10 luglio, insomma i tempi sono questi, qualche giorno, proprio il tempo materiale, visto che tra l'altro non si fanno sopralluoghi e quant'altro, tutto su documentazione, quindi è abbastanza semplice la lavorazione, ecco. Ultima domanda e poi passo la parola ai consiglieri. Noi abbiamo istituito un tavolo tecnico permanente con i rappresentanti dei ristoratori. Giulio, per favore, puoi disattivare il microfono.
Scusa. Grazie. Dicevo, abbiamo istituito un tavolo permanente con i rappresentanti dei ristoratori e ci vediamo ogni settimana. E sono arrivate alcune lamentele per quanto riguarda la concessione, la richiesta di nuove concessioni su carreggiata e in particolare sulle strisce blu. Perché a quanto sembra c'è un problema che io sinceramente non ho capito bene. Un problema di profondità forse dell'occupazione che va in contrasto col codice della strada. Lei è informato di questo, ingegnere? Ci può dare un chiarimento? No, le dicevo sui 2 metri della sosta tariffata, che è il limite secondo il quale appunto può essere concesso senza occupare diciamo appunto la carreggiata, e quindi devono attenersi a questo, diciamo, a queste misure, ecco. Infatti alcuni, quelli che l'hanno presentato, diciamo, correttamente, è stata emessa l'ordinanza e mandata al SUAP, sto parlando delle 11 ordinanze. Quindi, diciamo, è abbastanza chiara per tutti come presentare l'istanza, dimostra il fatto che alcune l'hanno ottenuta, insomma, facilmente, in termini abbastanza veloci. Forse una novità, se serve, così come aiuto, è una recente direttiva del sindaco che in qualche modo accelererà il percorso libero di pedonizzazione di alcune strade. Lo dico perché alcune delle istanze rigettate ricadono in queste strade, viene mentre si trova la Lumia piuttosto che via Calascibetta, e quindi con diciamo, queste ulteriori ordinanze che dovrebbero sempre essere messe dal mio ufficio, si potrebbe accelerare l'istanza, nel senso che non passerebbe più dall'ufficio ambito urbano in quanto area pedonalizzata con la nostra ordinanza. Le pratiche sono state rigettate per quale ragione? Dicevo, per diverse ragioni, una è la perizia asseverata, l'altro è che a volte ricadono in percorsi sensibili, di obiettivi sensibili, o sono tra passi carrabili, o non rispettano l'articolo 20, quindi il codice della strada, quindi i famosi 2 metri, o comunque la metà del marciapiede, o perché in assenza di marciapiede devono almeno rispettare il metro di distanza in funzione della larghezza ovviamente della strada per il passaggio dei pedoni. Queste sono le 5 motivazioni che a volte si sovrappongono, nel senso che nel rigetto di un'istanza potrebbero essere presente più di una. Quindi in alcuni casi l'abbiamo rigettata e hanno risposto le ditte, alcuni integrando la documentazione per avere appunto la concessione. Ecco. Perfetto, ci sono interventi da parte dei consiglieri. Vicepresidente Anello. Io volevo intervenire perché ho ascoltato attentamente le motivazioni per cui sono state rigettate le pratiche dal dottore Di Gangi. Però io mi chiedo una cosa, Presidente. Non vorrei che diciamo quello che noi ce l'avamo prefissi, cioè esattamente quello di andare incontro ai commercianti e alle attività produttive per dare il suolo pubblico, possa essere stato in qualche modo bypassato, visto e considerato che con quello che è stato decretato con il DPCM del governo, in qualche modo avevamo dato possibilità alle attività produttive di poter estendere quantomeno fino al 31 luglio, se poi addirittura non successivamente, visto che il periodo è stato allungato probabilmente fino al 31 dicembre, la possibilità di utilizzare sia il marciapiede che la sede stradale, la possibilità di andare in deroga ad alcuni articoli del regolamento, e tutto questo invece mi pare che lo stiamo disattendendo. Mi pare che siamo assolutamente fuori, e certamente non è il provvedimento del sindaco che vuole pedonalizzare le vie della Lumia che poi si prende tutti i meriti o che comunque porta avanti un processo di pedonalizzazione che deve passare al Consiglio Comunale e non dalle ordinanze del sindaco che si risolve il problema. Dico questo che sia chiaro, Presidente. Io lo faccio presente a lei, perché è chiaro che è lei che ha portato avanti insieme a noi tutto il ragionamento e tutto il processo con le attività produttive per dare la possibilità di poter utilizzare il suolo pubblico.
Non vorrei, ribadisco, che qualcuno che è in amministrazione attiva, e mi riferisco espressamente all'assessore al traffico, insieme al sindaco possano immaginare di avviare un processo di pedonalizzazione che è già avviato in maniera errata, perché deve venire in consiglio comunale. La legge è chiara, per il PGTU è chiaro che deve essere il consiglio comunale ad aggiornarlo, ed è chiaro che deve essere il consiglio comunale a stabilire quali sono le strade pedonalizzare e quali no. Punto primo. Punto secondo, c'è un ragionamento di fondo che deve passare, che è quello che se dobbiamo dare alle attività produttive una risposta seria e concreta, avevamo detto che si potevano utilizzare sia il marciapiede che la strada. Avevamo detto che alcuni articoli potevano andare in deroga e sarebbe stata competenza dell'amministrazione attiva risolvere queste situazioni. Mi rivolgo a lei, Presidente, mi rivolgo a lei perché so quanto lei ha lavorato insieme a tutta la Commissione, insieme a tutti noi, proprio per dare risposte concrete alle attività produttive. E quindi la invito a valutare bene questa situazione, perché è una situazione che mi sembra che stia, non dico sfuggendo di mano, però forse sta prendendo un percorso diverso. Vicepresidente Anello, sì. Mi perdoni, io colgo l'occasione per intervenire se il presidente Zacco... Facciamo completare, consigliere Cosumano, facciamo completare il vicepresidente. Grazie, vicepresidente. L'ho fatto, grazie. E mi rivolgo a lei, però io volevo una risposta da lei, a prescindere da quello che può dire il consigliere Cosumano, presidente. No, no, ma non è un problema di a prescindere, purtroppo è un'appendice a ciò che lei dice, in quanto io capisco la polemica politica, lei appartiene alla Lega e quindi deve sempre cogliere l'occasione, deve sempre cogliere, io non lo interrompo, noi abbiamo fatto capisco, a prescindere dai colori politici. Capisco che lei oggi è un po' nervoso, però io non lo interrompo. Ma io non sono nervoso affatto, mi trovo nervoso. Sì, perdete pezzi continuamente, ci sta, però ma io no, non lo interrompo. Io non lo interrompo. Io dico la polemica mi fa parlare assolutamente sterile. Lei mi vuole parlare sterile. Oltre noi perdiamo pezzi, non è a, si immagina. Lei mi fa noi perdiamo pezzi e ce lo possiamo consentire. Lei pezzi non ne ha perché è da solo. Mi chiedo consigliere meglio soli che mal accompagnati. Stavo dicendo Cusumano, anche per rispetto nei confronti dell'ingegnere di Ganci, sì, ma ci limitiamo agli hanno questa abitudine di non voler fare parlare questi signori e della Lega. Grazie. Stavo dicendo che l'esponente Anello purtroppo ha creato una polemica politica, invece devo dire onestamente che il dottore Di Gangi era stato, come giusto che sia, assolutamente nell'ambito, nell'alveo della sua attività amministrativa. La prima parte di ciò che ha detto Anello è condivisibile, nel senso che è chiaro che è stata una volontà del governo nazionale, a causa di ciò che è successo in Italia con il DPCM, di aumentare il suolo pubblico, ma nessuna legge di questo Stato, e quindi meno che meno il nostro regolamento, può andare a inficiare determinati parametri, perché nel momento in cui in maniera diligente il funzionario del comune ci dice ad esempio che c'è un rigetto dovuto al fatto che ci sono obiettivi sensibili o che ci sono dei passi carrabini, non c'è bisogno di aprire polemiche con l'amministrazione citando assessori che nel caso non c'entrano nulla, è un problema amministrativo. Noi dobbiamo rispettare alcuni parametri. La disponibilità del governo ovviamente c'è stata e mi pare che è stato fatto anche un buon lavoro da questa commissione e dagli uffici comunali. È chiaro che poi c'è il problema concreto della vita reale, e questo ce lo eravamo già detti prima della presentazione delle istanze. È chiaro che se il bar o il ristorante hanno accanto un passo carrabile o appunto o abita nel portone accanto un magistrato, non ci potrà essere nessuna norma comunale, nessun sindaco che potrà sforare questo tipo di parametro. Quindi io non solleverei polemiche, ma guarderei, e ringrazio il dottore Di Gangi per aver riferito dei dati tecnici. Io mi affido alla puntualità
dei funzionari del nostro comune che ci stanno riferendo che hanno evaso praticamente tutte le istanze. È chiaro che in questo numero ce ne sono alcune che dovranno essere bocciate per dei dati fattuali, e non aprirei quindi polemiche di altro genere. Quindi io non posso che ringraziare l'esposizione chiara del dottore Di Gangi. Grazie. Sì, Presidente. Come mi sento chiamato in causa? Sì, no, no, Ale. Scusate, soltanto per rispondere brevemente al consigliere Cusumano, visto e considerato che mi sono sentito chiamato in causa. Io non sto facendo nessuna polemica sterile, consigliere Cusumano. Io mi sto semplicemente limitando, e infatti non è all'ingegnere Di Gangi che rivolgo il mio ragionamento. Io ho invitato il Presidente, che è tutt'altra cosa. Ho invitato Presidente, posso? Che il percorso che ci siamo dati come Commissione possa essere portato avanti, punto. E non è facile, Presidente, sterile come invece sta facendo lei. Ho terminato. Grazie, prego. Presidente, posso? Aveva chiesto prima la parola al consigliere Scarpinato. L'ho chiesta prima io, ma non fa niente. Come vuole, io non voglio Presidente. Consigliere Scarpinato. Sì, se vuole intervenire il collega Igor Gerarda, non ho nessun problema. Io avevo mandato un messaggio in chat, no, Igor, tu forse non lo vedi. Per me è un fallo. Io sarò un intervento, poi il suo sicuramente sarà più esaustivo. Allora, io devo dire una cosa, devo dire, qua si parte tutto da un equivoco di fondo. Consigliere Anello, io sono ovviamente in buonissima parte d'accordo con lei per quello che ha detto. Si parte da un equivoco di fondo, ed è la menzogna che viene propinata dal governo nazionale in questo momento. Il DPCM, che è uno strumento previsto dalla nostra legge, delle fonti è inferiore rispetto a quelle che sono leggi speciali. Ce fatto già. Permettetemi. Il codice della strada. Pronto? Scusate, sì, ti sentiamo. Il codice della strada è una legge speciale. È una legge, diciamo, che è superiore rispetto a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per cui, per me, il problema che vengano, che siano state rigettate delle pratiche perché contravvengono al codice della strada è assolutamente normale ed è anche logico. Io, però, il dato che pongo è un altro, ed è quello che è stato dato all'inizio. Innanzitutto, sì, bisogna capire quanto sia questa volontà da parte di questa amministrazione di favorire, al di là di quelle che sono le cose impossibili, direbbe il consigliere Cusumano, che è un amante di brocardi, ad impossibili anemo tenetur, e in questo caso così è. Voglio capire perché, su i dati che ci ha dato il dottore all'inizio, perché su questo numero di 107 su manto stradale che sono state presentate ne arrivano solo 45, quindi noi abbiamo un numero altissimo di istanze rigettate perché non sono non sono in linea con i regolamenti, col codice della strada, oppure perché hanno la personalità lì vicino, e già questo è grave, ma bisogna cercare di sanarlo. E dall'altra parte non capiamo perché ci sono 60 domande su 107 che non sono mai arrivate all'ufficio mobilità. Quindi mi pare che qua manchi un po' la volontà di questa amministrazione. Perché questo è un dato ufficiale, giusto? Scusami, Igor. Ce l'ha dato adesso. Dato ufficiale che lei sta comunicando pubblicamente, giusto, ingegnere? No, le dicevo, io posso essere certo del dato dei 45 perché è quello che è arrivato al mio ufficio. L'altro l'ho avuto, ripeto, per le vie brevi, dal suo, nel momento in cui dovevo fare questa conferenza, ma ripeto, credo che la motivazione sia semplicemente perché prima arrivano le istanze a loro, e poi, una volta che loro capiscono se sono di competenza precipo loro o se devono passare per la nostra ordinanza, loro li smistano e li mandano a noi. Quindi va bene, magari le istanze pervenute la settimana scorsa piuttosto che ieri. Però mi dovete scusare, siccome noi qua credo che non pettiniamo le bambole, siamo in questa commissione, lei non c'entra, dottore, siamo in questa commissione e cerchiamo di favorire questo aumento di suolo pubblico da più di un mese e mezzo, scoprire che dopo un mese e mezzo addirittura all'ufficio che si deve occupare di fare l'autorizzazione finale più della metà non sono arrivate, penso che questo ci disturbi molto di più che avere la rassicurazione che il DPCM di Conte non sia superiore come gerarchia di fonte al codice della strada. Quindi io credo che in questo momento sia
siano importanti due cose: capire perché ne sono arrivate così poche all'urbanistica, e poi capire anche, e questo ci può rassicurare lei, dottore, queste istanze che vengono ripresentate, visto che ormai l'estate, diciamo, come diceva De Tighera, sta finendo quasi, con quale velocità, perché questo è importante per noi. Se questi hanno fatto delle modifiche, hanno spostato determinate cose, io spero che voi le riesaminiate con la velocità del fulmine, in modo tale che se qualcuno si è messo in regola nel frattempo possa essere immediatamente autorizzato. Io credo che i due dati sui quali appellarci sia questo, poi che non ci sia, e da questo si vede che non c'è questa grande volontà, non nel caso delle autorizzazioni urbanistiche, ma in questo passaggio, che non c'è tutto questo oleare, in senso buono ovviamente, delle pratiche verso una loro soluzione. Credo che questo sia quello sul quale ci dobbiamo impuntare. Quindi aspettiamo i dati ufficiali, il dottore Galvano, che ci parli del suo, e vogliamo scoprire perché tutte queste pratiche non sono andate neanche ancora all'ufficio mobilità, che mi pare una cosa grave. Grazie, Presidente. Stanno già giocando. Consigliere Gelardo. Sì, grazie, Presidente. Io mi volevo subito soffermare su un aspetto importante. Momento contingente difficilissimo, la gente non vive più, sopravvive, e noi oggi siamo costretti ad ascoltare che ovviamente ci sono, per procedura, per prassi, per iter, una serie di domande che sono ferme al SUAP e che non arrivano nei tempi dovuti all'ufficio traffico. Allora, questa commissione, faccio un passo indietro, si è impegnata al massimo, ascoltando tutte le associazioni di categoria, si è messa a disposizione dell'amministrazione attiva, tant'è che era pronta a redigere una delibera che ovviamente aveva come fine ultimo quello di aiutare tutti i commercianti e le attività produttive a ripartire. Noi sappiamo bene che stiamo attraversando il momento più buio del dopoguerra. Questa pandemia ci ha messo in ginocchio, ha messo tutta la nazione, tutto il mondo in ginocchio. Però noi abbiamo un obbligo morale, etico, nei confronti della cittadinanza tutta, di cercare di snellire tutte quelle procedure che sono finalizzate alla ripartenza delle attività produttive. Ecco, questo era lo spirito della delibera che stavamo redigendo e che poi ovviamente per i dettati normativi è stata sposata dalla Giunta e oggi è quella che è in vigore. Io non posso immaginare che su 107 pratiche ne siano arrivate solamente 45 all'ufficio traffico. Posso immaginare subito che la problematica sia legata al personale, lo abbiamo affrontato, lo abbiamo snocciolato col vice sindaco, con l'assessore al ramo, però se queste lungaggini devono servire proprio per, invece di agevolare, rallentare un iter, io non ci sto. Personalmente le dico, e qui il collega Cusumano ne deve dare atto e merito, io sono iscritto al partito di Palermo e quindi ci battiamo sempre per i nostri palermitani, ma tutta la commissione è iscritta a questo partito. Non abbiamo mai fatto distinguo politici o partitici, ci siamo messi a disposizione perché in un momento così delicato, lo ripeto, noi tutti abbiamo cercato di fare quadrato per aiutare i palermitani e la nostra Palermo per la ripartenza, per cercare di dare una mano, perché abbiamo ascoltato dalla viva voce dei commercianti quello che era lo status quo. Erano distrutti, tantissime attività produttive non sono state in grado di rialzare la sala cinesca, si sono chiuse attività, si sono licenziate persone, e allora noi abbiamo cercato di fare il nostro dovere. Dall'altra parte, oggi ascoltiamo e registriamo numeri che non ci convincono, perché se è vero come è vero, noi siamo amanti della normativa ed è così, perché se non ci sono i requisiti è giusto che l'ufficio risponda, ma deve rispondere oltre che alle 45 che gli sono pervenute anche alle altre per arrivare al numero di 107, che la gente vuole risposte. Se io ho i requisiti mi dai la concessione, se io non ho i requisiti non me la dai, non è un problema. Però la risposta, la verità rende gli uomini liberi. Dobbiamo dare risposte ai cittadini.
che hanno, e ha ragionissimo il consigliere Scarpinato, perché dice: se mi dai una risposta che è negativa e mi spieghi qual è la motivazione. Sì, Ale, Ale, finisco, Ale, Ale, finisco, finisco, finisco subito, perdonami, perdonami. No, concludo, perdonami tu, perdonami concludo tu. Il ragionamento, perché io poi mi faccio coinvolgere dal pathos e dal cuore che ci mette in ogni cosa che faccio, però sono fatto così. Addirittura, addirittura, perché siccome come tantissimi di voi tutto il giorno sto per strada e vivo quello che è il territorio e ascolto le difficoltà delle persone, personalmente addirittura perché mi immedesimo, e se io magari sono più fortunato perché indosso l'uniforme da 30 anni e quindi lavoro per lo Stato, ci sono altre persone che alla fine del mese non ci possono arrivare. E mi sono stretto accanto al collega Alessandro Anello, che ha dovuto in questo momento storico chiudere dopo 30 anni l'agenzia di viaggio in attesa di tempi migliori. E quindi addirittura, è vero, ci metto il cuore, è un mio errore, è un mio limite, però me lo tengo. Me lo tengo perché significa che ci rende vivi questo modo di essere. Dicevo che a noi interessano i numeri, vogliamo capire quelle che sono le inefficienze della macchina amministrativa, perché se sono 107 le istanze, devono pervenire con la massima velocità agli uffici preposti e competenti, in questo caso l'ufficio al traffico, e non posso ascoltare e sentire che non arrivano, ancora non lo sappiamo, però mi sono fatto un'idea, perché le pratiche devono essere trattate e non ho il personale e ovviamente c'è tanto da fare. Non ci sono scusanti, perché lo spirito di questa normativa e di questa delibera di giunta era quello di dare una mano agli imprenditori, alle attività produttive, per cercare di rilanciare l'economia della città. E allora oggi noi ovviamente ascoltiamo dalla viva voce dell'ingegner Di Ganci, che ringrazio per la sua puntualità, per la sua chiarezza, per quello che ha sempre fatto, perché anche lui non pensate che sia in una condizione migliore. Anche questo ufficio non ha nelle proprie corde un organico di ampio respiro, però è lì e sta cercando di fare il proprio dovere. E allora è la politica che deve porre i ripari. Quando io ho chiesto al vice sindaco quello che era lo status quo, ovvero la situazione organica dei vari uffici, e abbiamo messo non solo il SUAP ma anche l'ufficio al traffico, lo abbiamo fatto perché noi vogliamo una macchina amministrativa che sia efficace ed efficiente. E allora delle due una. Oggi abbiamo appreso che la situazione rispetto alle pratiche in itinere è deficitaria. Solamente 45 pratiche trattate. Devo dire un'altra cosa, e qui mi associo al pensiero del presidente Zacco, che ha detto che ovviamente la normativa e la delibera era finalizzata a snellire quelli che erano i procedimenti ovviamente di fattispecie, e in questo caso bastava l'asseverazione. In questo caso, per alcune pratiche, non tutte grazie a Dio, c'è stato, come dicono gli americani, un misunderstanding. Cerchiamo ovviamente di tendere la mano nel rispetto delle regole, perché lo spirito era quello di snellire, semplificare e dare una risposta certa, sicura e documentata al tessuto sociale ed economico della città. Io l'unica cosa che chiedo oggi, Presidente, dopo aver ovviamente chiara la fotografia nitida, le chiedo solo di capire al SUAP quelle che sono le motivazioni ostative che non hanno permesso alle rimanenti pratiche di arrivare all'ufficio traffico. Dopodiché l'ufficio traffico, così come da norma, perché ripeto, noi siamo amanti della legge, della normativa e rispettosi di quelle che sono le dinamiche afferenti alla normativa. Vogliamo solo capire per quale motivazioni non sono arrivate all'ufficio traffico queste istanze, perché la gente aspetta, è passato troppo tempo, e oggi noi abbiamo l'obbligo di dare una risposta a tutte le attività produttive del settore. Grazie. Presidente, mi scusi, ma il dottore Galvano, non abbiamo capito, sta arrivando, è arrivato? Ha delegato la funzionaria, evidentemente ha problemi. Dottore Palazzolo, avete mandato la mail? Sì, abbiamo mandato la mail al dottore Galvano, così come aveva richiesto. Perché senza, diciamo, il convitato di pietra, noi abbiamo ben poco in questo momento da continuare a... Mi immaginavo che una cosa del genere, perché poi c'è il rimpallo fra i due uffici.
avevo chiesto l'audizione con tutti e due gli uffici proprio per evitare proprio questo, perché è giusto che ognuno poi relazioni in base alle proprie competenze. Ed evitare che poi un ufficio chiaro. No, potevamo avere subito la situazione sotto controllo, cioè senz'altro. Una cosa gliela posso chiedere, Presidente, visto che il dottore Galvano da domani è in pensione, abbiamo idea gli uffici come si sono programmati il futuro e la gestione del servizio che il dottore Galvano portava avanti in maniera concreta? Non ho idea. Ottimo. Puoi chiamare il dottore Galvano. Il bene è meglio. Sì, dottore Galvano, noi siamo sempre qui che aspettiamo qualcuno di voi. Sì, c'è l'email. Ah, l'email. Alla sua mail. Dottore Palazzolo, dove l'ha inviata? Quale indirizzo? Un attimo solo. Alla mail del dottore Galvano. Che sarebbe? Ripeti la dottore. Sì, un attimino che la vado a leggere. Credo a quella istituzionale del comune. Esatto. Ha un altro indirizzo dove mandargliela? g.c.galvano@comune.palermo.it. Un attimo solo. Sì, sì, g.c. g.genova.como. Ok, sì, a questo è arrivato. Cioè? No, quando ci siamo sentiti. Sì. Basta che lui prenda l'invito che gli abbiamo mandato la prima volta, può entrare. Sì, è lui, grazie. Grazie. Si sta collegando la funzionaria. Dico, fermo restando che se realmente il dato è confermato dal SUAP, bisogna capire i motivi per cui ancora non sono stati trasmessi all'ufficio traffico, a meno che non siano arrivate tutte stamattina o venerdì, ma non credo. Però anche il dato dell'ufficio traffico non è che mi conforti tanto a me, è quanto quasi preoccupante, quasi quanto quello del SUAP, perché il fatto che da giugno ad oggi abbiamo lavorato solo 36 pratiche su 45 e che 25 di queste siano state respinte, un pochettino mi lascia perplesso. Io le chiedo, ingegnere, se è possibile, senza entrare nel merito della pratica, non vogliamo sapere di chi è la pratica, però se ci può mandare un report sui motivi di diniego, perché per noi è importante, perché nel momento in cui un tecnico fa un'asseverazione che la nuova concessione rispetta il regolamento, non può andare in contrasto col codice della strada, perché è un regolamento che ha avuto i pareri e quindi sicuramente non può andare in contrasto col codice della strada. Cosa diversa invece se si tratta di estensioni. Se si tratta di estensioni, effettivamente ci può stare. Quindi le chiedo per favore se può inviarci un report riguardo queste 45 pratiche per capire se sono nuove istanze, se sono estensioni e anche i motivi di diniego, perché per noi è importante anche per poi fare una valutazione politica sulla procedura. Vedo che c'è. Sì, vabbè, rimando alla stessa commissione che ho la comune. Sì. Ok. Esattamente sì. Vedo che è collegato il dottore Galvano. Ci sente? Dottore Galvano? Dottore Galvano, ci sente? Il microfono disattivato. Dottore Galvano, noi non la sentiamo, non so se lei ci sente, però forse ha il microfono disattivato. Sì, ha il microfono disattivato.
è uscito, forse ora deve rientrare di nuovo, eccolo qua, lo vediamo pure. Pronto? Buongiorno. Non sono il dottore Galvano, sì, salve. Pronto? Sì, la sentiamo, la sentiamo. Allora, presidente Zacco... Salve. Sì, sono il segretario della commissione, il presidente Zacco si sta collegando perché probabilmente ha il telefono, ecco, infatti. Mi è stato dato in questo istante il telefono, quindi se avete detto qualcosa precedentemente, magari... Buongiorno e benvenuta. Noi prima di continuare le comunico che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del comune, quindi occorre il suo consenso per procedere. Prego. Va bene, procediamo, va bene. Grazie. Lei quindi è la funzionaria del servizio. Sono il responsabile, in questo momento sono il responsabile del servizio che si occupa delle istanze relative all'emergenza Covid. Ottimo. Sì, può dare il nome per favore per il verbale. Sono Lorena Balsano. Ok, grazie. Perfetto. Allora, noi abbiamo collegato pure l'ingegnere Di Gangi, che è il dirigente dell'ufficio traffico, che ha già relazionato per quanto riguarda le sue competenze. Diceva che l'ufficio traffico in totale ha ricevuto dal SURP solo 45 pratiche e diceva di aver avuto un dato non ufficiale che sembrerebbe che il SURP ha 100, non ricordo quante erano, 104, 107 pratiche richieste, e però solo 45 di queste sono state trasferite. Ma l'ingegnere Di Ganci sa benissimo che la casella mail alla quale abbiamo mandato tutte le prime istanze che ci sono arrivate è stata attivata l'8 di luglio. Io non so se lui ricorda questa cosa, insomma, che noi avevamo la necessità di inviare queste istanze per problemi legati alla pesantezza degli allegati. Non potevamo farle veicolare con le mail, quindi si è deciso insieme, poi ovviamente queste decisioni le ha prese il dottore Galatiotto di concerto con il dottore Galvano. Fondo, qualcuno spenga i microfoni. No, è qualcuno vicino alla dottoressa che parla, forse è il dottore Galvano. No, è il dottore, il collega, io sono in stanza e siamo in tre. Sì. Purtroppo i colleghi stanno lavorando e quindi si sentirà qualche voce in sottofondo. Dicevo che è stata attivata un indirizzo mail, una casella mail, appunto, dove fa Gmail, dove fare appunto arrivare le istanze che c'erano state inoltrate soltanto l'8 luglio, insomma è stata operativa, diciamo, l'8 luglio, mi pare che era un lunedì, adesso non ricordo esattamente. La casella perché... l'ha attivata Sispi, giusto? Vabbè, sì. Perfetto. Sì, quindi noi da quel momento abbiamo iniziato a mandare le istanze. Salve, è lei l'ingegnere Di Ganci? Sì, buongiorno. Comunque io non conosco i volti, mi spiace. No, io sono il presidente della commissione. Sì, ho visto inquadrato un'altra persona e quindi penso che sia l'ingegnere. Quindi, ingegnere, lei ricorda benissimo che c'è stato questo grosso problema legato appunto alla modalità con cui trasmettere le istanze che ci ha fermato per molto tempo, e poi appena è stata operativa la casella, noi immediatamente abbiamo cominciato a mandare le istanze che avevamo. Ovviamente immediatamente è legato comunque ha un percorso, una procedura amministrativa che appunto prevede la predisposizione di una nota di trasmissione, la protocollazione, la firma ovviamente del dirigente. Dico, non sono cose che possono essere esitate in tempi super brevi, perché abbiamo appunto il problema dei colleghi che sono in smart working, il protocollo, la protocollazione che è un pochino più lenta. Dico, noi stiamo cercando veramente di fare del nostro meglio, lavoriamo alacremente, e più di quello che abbiamo fatto, veramente io posso dirlo per me, per i colleghi che collaborano con me in questa attività, non possiamo fare. Quindi queste 45 istanze che sono state mandate, considerate che sono state mandate dall'8 a oggi ne abbiamo 20, mettiamoci sabati e le domeniche, abbiamo mandato abbastanza istanze. Ma voi fate una prima verifica sulle pratiche o le inoltrate? Assolutamente sì, noi facciamo la verifica sotto il profilo amministrativo e anche sotto il profilo tecnico, per quelle che poi ovviamente vanno anche alla mobilità. Quindi noi le giriamo quando il referente tecnico del nostro servizio, prima sotto il profilo amministrativo, poi passa al referente tecnico del nostro servizio, che appunto ci dice che dal nostro punto di vista, appunto per quanto riguarda i nostri regolamenti, vanno bene, vengono girate per quanto riguarda poi le prescrizioni relative alla sede stradale.
Presidente, mi scusi, approfittando della dottoressa che è... Volevo fare una domanda che forse ci può rispondere. Sì. Questo dato l'ingegnere non lo conosce. Queste 45 pratiche, lei chiaramente tutto non si può ricordare, magari avrà un report. Sono nuove istanze su carreggiata o sono estensioni? Sono in parte ampliamenti, in parte la maggior parte cosa sono, ti ricordi? Il collega dell'ufficio tecnico. Sono assolutamente, diciamo, mescolate, non abbiamo fatto un distinguo. No, ma non abbiamo fatto un distinguo tra ampliamenti. Il collega... Da questo incontro è venuto fuori che ci sono 25 dinieghi. 25 dinieghi. Questo per quanto riguarda la mobilità, dei dice? Sì. Perché delucidazioni. Lo so, però ancora. Presidente, mi scusi, possiamo farci dire. Possiamo farci dire dalla dottoressa se le 107 pratiche di cui ci parlava il dottor Di Gangi corrispondono, diciamo, al numero esatto, cioè quelle sul manto stradale, al SUAP, pratiche e domande, ne sono arrivate 107? Allora, guardi, io questo dato, aspettavo la comunicazione dei dati. Allora, noi abbiamo un cruscotto, seguiamo appunto, abbiamo canalizzato tutte le stanze che arrivano all'interno di questo cruscotto e dove abbiamo fatto questo distinguo tra sede stradale, ovviamente non sede stradale. Quindi se volete il dato preciso, ovviamente non mi occupo io dell'aggiornamento di questo cruscotto, però se voi avete la pazienza, magari il tempo che recupero questo dato, ve lo posso fare avere adesso al momento, perché se ne occupa la segreteria del dottore Galvano, quindi lui stava reperendo questi dati. Quindi se voi sì, avete sì. Sì, la pazienza ce l'abbiamo, anche perché per ora ci sono i commercianti che devono avere la pazienza col comune, quindi ce l'avremo anche noi. Quindi se ci favorisce questo dato, non è una veramente non voglio fare nessuna polemica, ma noi stiamo lavorando veramente tanto. Io voglio mettere in dubbio questa cosa. No, vorrei ricordare a tutti che il servizio è all'osso, siamo veramente tre persone che ci stiamo spendendo. Quindi presidente, mai non ho mai avuto così ragione. Allora vede che interventi. Facciamo completare però, per favore, no? Evitiamo di interrompere. Sì, è appena completa, poi voglio intervenire io, presidente. Sì, prego. No, lui vuole sapere quelle della su strada, quanti sono. Io posso dare comunque una notizia, diciamo che a noi sono pervenute ad oggi circa 184 istanze. Quanto? Circa 184 istanze. E a noi manca da visionarne 40, e ripeto, noi siamo partiti, in questo gruppo si è formato con un mese di ritardo rispetto, diciamo, rispetto alla delibera, rispetto appunto all'avvio di tutta la procedura. Quindi veramente i numeri parlano, su 184 pratiche, averne in un mese, averne guardate praticamente quasi tutte, a noi resta di valutarne, di guardarne 40. Però è chiaro che ci sono delle criticità che sono legate alla partenza ritardata di questa casella di mail. Il numero è esiguo. Io chiedo il supporto dell'ingegnere Gangi, che lui vivrà la stessa situazione nostra. Veramente siamo pochissime persone per una mole di lavoro veramente ingente. L'ha già detto l'ingegnere, anche lui ha la stessa difficoltà. Dico, io rappresentare questo problema a tutela dei colleghi, diciamo, del gruppo che si sta spendendo veramente tanto. Grazie, vicepresidente Anello, prego. Sì, io volevo semplicemente puntualizzare, in funzione di quello che ho sentito per ultimo, che il strada sono state prego, vicepresidente. Sì, e volevo sottolineare a maggior ragione, in funzione di quello che ha dichiarato la signora che abbiamo appena ascoltato, che il famoso incontro che è stato rinviato con il vice sindaco, l'assessore Pianpiano, per parlare di personale al SUAP non si è mai più organizzato. Non si è mai più potuto incontrare il vice sindaco alla presenza del dottore Calatioto e alla presenza dell'assessore Pianpiano. Presidente, la invito cortesemente a farsi promotore. Aspettiamo il dottore.
Calatioto che rientri dalle ferie, vicepresidente. Sì, e allora aspettiamo, mentre aspettiamo il dottore Calatioto che rientra dalle ferie, giustamente la signora, giustamente tutto il suo app continua a soffrire e lo lasciamo soffrire, presidente. Che possiamo fare? Noi la nostra parte la stiamo facendo, a prescindere dai colori politici, senza volere fare nessuna polemica. È 3 mesi che aspettiamo di parlare con il dottore Calatioto e con il vice sindaco e con l'assessore Pianpiano per capire questo discorso. Vicepresidente Anello, lei l'ultima volta forse non era presente. No, io ero presente e mi ero riservato di intervenire. E il dottore Calatioto si è collegato dopo che avevamo finito la riunione. Io ero presente e mi sono permesso di dire: non ci sono problemi. Il dottore Calatioto si è collegato in ritardo perché aveva avuto un'altra riunione e ci saremmo visti la settimana successiva. Faccio presente questo perché ogni giorno che passa è un giorno di sofferenza in più per queste persone che sono da sole, per queste persone che dicono che giustamente sono solo 3 a lavorare e ad evadere 105 pratiche. E allora, non volendo fare polemica di nessuna natura, presidente, la invito a programmare nel più breve tempo possibile questo incontro, perché è fondamentale per capire soprattutto che intenzioni ha l'amministrazione attiva per riorganizzare questo benedetto ufficio, perché è sotto gli occhi di tutti che fa acqua da tutte le parti. Ora c'è pure il dottore Galvano che se n'è andato in pensione e lei stesso mi ha detto che non ha idea di chi è che lo sostituirà. E non si può andare avanti così, presidente, perché il suo potrà sempre peggio. Allora, per cortesia, vediamo di fare nel più breve tempo possibile questo incontro, perché è fondamentale, perché ribadisco, a me verrebbe troppo comodo attaccare l'amministrazione dicendo che non c'è il personale, ma non interessa attaccare l'amministrazione, a me interessa che questi benedetti commercianti possano avere il solo pubblico. A me interessa che il swap possa funzionare. Ho concluso. Presidente Anello, mi scusi, ma mi pare, cioè voglio dire, siamo davanti al cadavere in senso metaforico e continuiamo a sperare di rianimarlo. Nulla togliendo alle persone che lavorano in questo ufficio, che si vede che stanno facendo un'attività di un certo tipo, di un certo livello. Ma la SISPI attiva la casella l'8 luglio, mentre questi muorono di fame, mentre questi non possono riaprire, la SISPI l'attiva l'8 luglio. E nel frattempo che veramente siamo arrivati a fine luglio, abbiamo, poi loro ci dicono che hanno fatto hanno visto un po' le pratiche prima di mandare all'ufficio mobilità, che poi ne ha bocciate il 75%. Cioè, dico, ma cosa speriamo, il miracolo in questo momento, al di là del fatto io non sento più, voi lo sentite? No, io non lo sento nemmeno. No, no, neanche. Controllo, gioco, ok, app, soluzione. Consigliere Gelarda, noi non lo sentiamo. Destro, bravo. Va bene. Andiamo avanti. Mi permette, presidente. Cioè, mi pare che siamo andati oltre ogni. Ci sono padri di... Sono padri di famiglia che non... Come? Consigliere Gelarda, non si è sentito tutta una buona l'ultima parte del suo discorso. La metà. E anche adesso è bloccato. E allora... Si mette in una posizione dove c'è campo, perché altrimenti non... Allora, ripeto, diciamo velocemente, dico, io credo che siamo di fronte, io credo che ormai siamo andati oltre ogni... Si perde il segnale, consigliere Gelarda. Niente, andiamo avanti. Sì, Finato, prego. Consigliere Scarpinato.
Sì, Presidente, io volevo solo fare un intervento velocissimo rispetto a quello che abbiamo ascoltato. Mi dispiace dirlo, avevo ragione, però a noi non interessa avere ragione, interessa dare risposte ai cittadini. Presidente, e io mi associo e soprattutto mi complimento con lei per la conduzione dei lavori di commissione, perché sapendo quello che ovviamente fa lei nel quotidiano, oggi piuttosto che incidere sta cercando di tenere ovviamente bassi gli animi e il tenore del discorso. Però ahimè, sotto gli occhi di tutti, un'inefficienza della macchina amministrativa, ma soprattutto della giunta. Oggi mi verrebbe facile dire: mentre il medico suria, il malato se ne va. Io però voglio andare oltre. Noi abbiamo nelle corde, perché la politica deve dare soluzioni, noi abbiamo nelle corde la programmazione. Adesso noi ovviamente non mancherà la mia volontà, perché è già programmato quello di ascoltare il vice sindaco e l'assessore pian piano per risolvere le problematiche col SUAP. Però io voglio fare un passaggio ulteriore. Io vorrei ascoltare in audizione la dottoressa responsabile del personale, che era la Vicari, chi era? La di Trapani. Perché, tenuto conto che noi abbiamo nelle nostre corde la programmazione, io vorrei cominciare a programmare un percorso che vedrà, non appena arriverà il bilancio di previsione in aula e quindi il superamento dei parametri che non ci permettono le assunzioni, di andare ad vedere se l'amministrazione attiva ha già programmato un percorso per cercare di ripianare con i tecnici e con ovviamente le persone che mancano in organico al Comune di Palermo, e ripianare quota 100, perché così non si può andare avanti. E allora, noi possiamo fare 100.000 audizioni e le faremo perché è nostra competenza, però mi piacerebbe... Scusate, posso terminare, perché c'è qualche microfono aperto? Sì. C'è qualche microfono aperto e mi arriva. Stavo dicendo, mi piacerebbe immaginare un percorso che sia produttivo per il Comune di Palermo. Produttivo in termini di bilanciamento tra entrate e uscite, e mi riferisco al personale. Sappiamo che a settembre andranno in pensione tantissime persone. Ovviamente abbiamo citato i dati della Polizia Municipale, ma qua, entrando nel merito, se guardo SUAP e guardo anche l'ufficio al traffico, per non dire gli altri settori, la situazione è veramente emergenziale. E allora, noi possiamo fare 100.000 audizioni, lo ripeto, però dobbiamo cominciare a programmare quello che sarà il futuro. E il futuro vede una legge Madia che ha dato degli strumenti. Il futuro vede l'opportunità di andare a ripianare le entrate e le uscite, ovviamente in termini di personale, ma se qualcuno non programma, e questa giunta, questa amministrazione attiva ha dimostrato di non avere nelle proprie corde la programmazione, noi rimarremo sempre fermi. Siccome questa commissione vuole fare il proprio dovere, siccome questa commissione ha sempre messo e posto in essere comunità di intenti e buonsenso nel cercare di dare dei contributi propositivi all'amministrazione attiva, io le chiedo, Presidente, di programmare un'audizione con la dottoressa Di Trapani per capire quello che sarà il percorso futuro per cercare di ripianare l'organico del personale comunale. Noi dobbiamo dare dei suggerimenti, e penso che questa commissione abbia le competenze e le professionalità per dare i giusti suggerimenti del caso. La normativa esiste, i parametri saranno ovviamente nuovamente ripianati dopo il bilancio di previsione, ma non possiamo più attendere. Almeno noi facciamo il nostro dovere così come l'abbiamo fatto. Poi, se l'amministrazione attiva vorrà rimanere sorda, avrà ancora una volta, sarà ammonita ancora una volta da parte non solo del Consiglio Comunale, ma dalla città. Grazie. E mentre viene ammonita, questi di qua non possono fare quello che devono fare. Allora, questo si riesce a cancellare. Vuole completare, consigliere Gelarda? Era rimasto a metà. Sì, grazie al dottore Palazzolo. Scusa Igor, solo per concludere ti dico,
che noi ce la stiamo mettendo tutta, io ce la sto mettendo tutta, tu, la commissione, tutti. Ovviamente poi, se questa amministrazione vuole rimanere fuori, ferma sui colpi, sarà compito nostro, ogni qualvolta ci sarà l'opportunità, nel giusti rispetti della norma e della legge e della decenza, perché noi siamo persone per bene, far notare quelle che sono le inadempienze, perché è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo. E mi fermo su una frase che diceva Madre Teresa di Calcutta: dammi la forza di cambiare le cose che posso cambiare e la pazienza di sopportare le cose che non posso cambiare. Grazie. Prego, consigliere Gelardo. Consigliere Gelarda, è andato di nuovo. Io credo che noi abbiamo superato ogni... di nuovo. Mi sentite? Sì, se non dice parolacce è meglio, prego. Presidente, mi Igor, sente? Sentiamo a tratti, consigliere. No, quale parolaccia? Consigliere Gelarda. Ora mi sentite più meglio, come direbbe qualcun altro? E allora vado avanti più meglio. Ma io che devo fare? Qua sono in via Roma. Grazie, la ringrazio più assai. Allora, io credo che noi abbiamo superato ogni limite di decenza. Quando scopriamo che noi come commissione facciamo incontri con coloro che sono i ristoratori da un mese e mezzo, e poi scopriamo che Sispi 15 giorni fa riesce ad aprire il canale per fare comunicare l'urbanistica con le attività produttive, e che il dottore Galvano se ne va in pensione, il dottore Galvano giustamente è io credo che siamo oltre ogni ragionevole attesa, perché mentre noi stiamo attendendo ci sono persone che non possono tornare a lavorare nonostante un decreto semplificato da parte del governo italiano. Certo, è chiaro, non possiamo andare oltre quelle che sono le leggi speciali come il codice della strada, ma se non favoriamo tutto quello che invece può essere può rientrare all'interno dei canoni del codice della strada, credo che questa sia una follia. E poi mi permette il consigliere Scarpinato, io voglio fare un distinguo, ma solo perché l'ha sollecitato il consigliere Scarpinato, siccome il sindaco di Palermo ha più volte detto che lui fa parte del partito di Palermo, io di questo partito non ci voglio fare parte. Perché se questo partito ha ridotto la città in questo modo, mi troverò un altro partito che non questo. E non è vero che non mettiamo in mezzo i colori politici o i partiti, perché ci sono partiti che sono stati responsabili in questi ultimi 8 anni di questo disastro e che oggi devono avere la faccia di ammetterlo, che sono stati col sindaco e hanno provocato questo disastro. Quindi, al di là di quelli che sono i meriti, che sono sicuramente notevoli, della dottoressa, mi perdoni se in questo momento non mi viene il nome, ma sono infervorato, che ha parlato adesso, che sta lavorando insieme a tutti gli altri, io credo che siamo in un momento di anarchia totale, che va dal cimitero a Monte Pellegrino, adesso anche a questo discorso del SUAP. Ma che cosa gli diremo venerdì ai commercianti, ai ristoratori, quando li vedremo? Ragazzi, dai, abbiamo scherzato oppure abbiamo fatto del nostro meglio ma non abbiamo un interlocutore? Io sono d'accordo che bisogna ripianare l'organico e bisogna fare tutte queste cose, ma questa amministrazione è incapace di fare queste cose, non è in grado, perché se no l'avrebbe fatto, perché se no non si sarebbe autocastrata in questo modo. Quindi io sono veramente scandalizzato, e oggi, perché già abbiamo perso fin troppo tempo, oggi spiegheremo alla città le condizioni in cui i ristoratori sono costretti per via di una totale incapacità organizzativa e di programmazione. Grazie Presidente. Grazie consigliere Gelarda. Dottoressa, volevo fare una domanda. Quali sono le pratiche attualmente autorizzate sull'emergenza Covid? Allora, autorizzate cose noi abbiamo cercato di darci delle priorità, perché considerata la mole enorme di istanze, abbiamo cercato appunto di non creare intoppi. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sicuramente prima guardato quelle che erano su sede stradale, che avevano la necessità poi di passare dalla mobilità, e quindi abbiamo guardato quello.
queste su sede stradale che sono state mandate alla mobilità, noi su queste non abbiamo avuto riscontri, a parte quattro che sono state fatte, quindi ci sono, anzi, allora noi abbiamo emesso 13 determinazioni dirigenziali, noi, le nostre determinazioni dirigenziali sono le autorizzazioni, e quindi 13, alcune di queste erano su sede stradale, perché sono state le prime che sono state mandate alla mobilità tramite un altro canale, insomma non sto per spiegare, e abbiamo emesso le determinazioni dirigenziali. Dopodiché abbiamo un bel gruppo di tutte queste istanze relative alla sede stradale che sono andate alla mobilità, e come voi sapete bene meglio di me, la maggior parte sono state denegate, diciamo non si procederà in tal senso. Per quanto riguarda tutti gli altri che hanno presentato istanza non su sede stradale e l'hanno presentata con perizia asseverata, tutte queste istanze, i commercianti sono assolutamente operativi, quindi anche se noi non abbiamo emesso la determinazione dirigenziale, come... Quanti sono? Abbiamo un dato. Scusi? Un dato che quanti sono che già costruiscono? Non sento per niente. Il consigliere Gialarda che oggi è... Allora, mi perdoni. No, volevo un dato. Quanti sono quelli che già usufruiscono del solo... Scusi un secondo, volevo soltanto sottolineare che l'emissione della nostra determinazione dirigenziale, diciamo, è vincolante soltanto per la sede stradale, cioè poi per il resto, coloro che... È solo una comunicazione, lo sappiamo bene. Perfetto, quindi noi ci siamo concentrati su queste, e poi... volevo anche precisare che non è che le istanze sono arrivate e o vanno bene o vanno alla mobilità. Tante istanze abbiamo fatto avvisi di diniego, abbiamo fatto richieste di integrazioni documentali, richieste di integrazioni documentali per le quali stiamo anche aspettando l'utenza. Noi abbiamo dato dei termini entro cui rispondere, abbiamo cercato proprio nella logica, seguendo la logica di andare incontro al commerciante, di attendere le integrazioni, non procedere subito con dieghi definitivi, però anche dire c'è uno scarso risposto, nel senso che abbiamo fatto questo e non abbiamo ricevuto integrazioni o comunque osservazioni ai nostri avvisi di diniego. A quel punto, diciamo, questo è un dato importante che anche la cittadinanza dovrebbe essere puntuale e venirci incontro, dico, e questo è un dato di fatto. Dottoressa, mi scusi, lei ha detto che avete fatto... Signor Gialarda, non deve interrompere, però, per favore, deve chiedere la parola. No, non sto interrompendo, non ho capito una cosa che ha detto la dottoressa, che le determini che hanno fatto loro, cioè le... sì, è in merito a questa domanda, Presidente Zacco. Prego. Ha detto che sono state 11 le determini che hanno fatto loro, ho capito 13, bene? 13. Quanto? 13 su quanto? Sì. Su quanto cosa? Su quante istanze? Ma le istanze le ho detto, sono in tutto 168, quante sono? 168. Ma guardi che non è no, però così facciamo confusione, dottoressa, mi perdoni. Non facciamo confusione perché sembra che sono 168, dottoressa, mi perdoni. Non facciamo confusione perché così passa il messaggio che le istanze sono 168 che necessitano dell'ordinanza mobilità. Non facciamo questa confusione, sa. Quindi chiariamo, in totale sono 168, alcune sono su area pedonale, quindi mandano la comunicazione con l'assicurazione e possono installare. Esatto. Altre invece necessitano di un approfondimento da parte degli uffici, quindi limitiamoci a queste. La mia domanda era, e ora capirà pure perché le faccio questa domanda, abbiamo un'idea di quanti sono gli esercenti che già in emergenza Covid stanno occupando il suolo pubblico? No, io questo dato non ce l'ho. Non ce l'ho, va bene. Guardi, non è chiaro, non era nemmeno preparata a partecipare. Semplice, per noi lavoriamo a ritmi veramente incalzanti e dover comunque avere sempre dei dati super aggiornati veramente è faticoso, però malgrado tutto abbiamo cercato di farlo. La domanda l'ho fatta perché mentre noi siamo in riunione è appena uscito un comunicato stampa da parte dell'assessore Pianpiano e dell'assessore Catania dove dicono che stamattina si sono riuniti con voi
e che comunicano i dati sull'avanzamento del suolo pubblico. E allora, guardi, 200 istanze... Mi ha chiesto poco fa quante istanze erano state mandate alla mobilità, sì. Giusto? Sì, sì. E noi 45 sono state inviate alla mobilità. 45 dal momento in cui è stata operativa questa 45 su 45 su 107 stradale. Però voi prima fate una prima verifica, questo è importante pure sotto. Assolutamente, allora tutte le istanze che noi mandiamo alla mobilità, ripeto, sono valutate dal punto sotto il profilo amministrativo, sotto il profilo del rispetto del regolamento. Voi lo mandate perché rispettano il regolamento. Esattamente. Noi poi le mandiamo soltanto per la valutazione. Non capisco come poi l'ufficio mobilità manda il diniego. Le bocce il 75%. È qualcosa che non funziona bene, è qualcosa che ci sfugge. Però perdonatemi, consigliere. Guarda, mi faccia concludere per favore. C'è qualcosa che mi sfugge nel processo, perché se il SUAP manda le pratiche all'ufficio mobilità perché rispetta il regolamento, non capisco il motivo per cui l'ufficio mobilità manda il diniego perché non rispetta la strada. Quindi o c'è un'anomalia nel regolamento o c'è un'anomalia nella valutazione delle strade. Per questo per noi è importante, per favore, mi rivolgo a lei e all'ingegnere Di Gancio, avere un report di tutte le pratiche e conoscere pure i motivi di diniego, se sono di nuova concessione, se sono istanze di ampliamento. Nel frattempo stavo dicendo, mentre noi siamo in riunione, è uscito un comunicato stampa da parte dell'assessore Pianpiano e dall'assessore Catania, nel quale comunicano alla città che sono quasi 200 le istanze pervenute, un centinaio ha avuto un esito positivo, mentre circa una ventina di pratiche sono state rigettate a causa di anomalie e criticità che potranno essere sanate dagli esercenti. Quindi sono delle modifiche, non sono in contrasto col codice della strada. Bastava chiedere un'integrazione e sicuramente l'esercente avrebbe diminuito i tempi di attesa. A questo punto, consiglieri, io credo che noi dobbiamo spostare il dibattito a livello politico, calendarizzando prima possibile un incontro con i due assessori, però per questo è importante ed è fondamentale per questa commissione avere i dati, avere il report da entrambi gli uffici, perché solo avendo i dati concreti possiamo affrontare la discussione politica con gli assessori competenti. Presidente, credo che questa seduta, se siete d'accordo, la possiamo chiudere qua. No, io devo fare, Presidente, mi deve permettere, perché diciamo, noi spostiamo tutto quello che vuole, però innanzitutto il dottore Di Gancio ci ha detto che le pratiche che non sono state accettate solo per la mobilità non sono 20, sono 25 solo mobilità. Però c'è una cosa che io non ho capito che la dottoressa ha detto. La dottoressa ha detto che, si è sovrapposto lei, ma il chiarimento per me è importante. Queste 13 pratiche che loro hanno approvato, che loro sono state autorizzate con determina dirigenziale, si riferiscono al... cioè ne hanno approvate solo 13, cosa intendeva dire? Questo non l'ho capito, lo chiedo veramente per avere un chiarimento. Prego, dottoressa. Al microfono disattivato. Pronto? Prego. Allora, no, di queste 13 determinazioni dirigenziali ce ne sono in parte di determinazioni dirigenziali che sono, diciamo, l'atto conseguenziale dell'ordinanza fatta dalla mobilità, quindi erano istanze su sede stradale che sono state valutate da noi sotto il profilo amministrativo e tecnico, inoltrata alla mobilità, la mobilità ha messo un'ordinanza e noi abbiamo poi emesso la determinazione dirigenziale conseguenzialmente. Per qualche altra, adesso io non ho, diciamo, qua i dati, non ho le determinazioni dirigenziali, sono determinazioni dirigenziali che erano su marciapiede, su sede non stradale, per le quali noi abbiamo fatto l'opportuna valutazione amministrativa e tecnica e visto appunto il riscontro positivo di entrambi i controlli, abbiamo emesso la determinazione dirigenziale. Chiarissimo. Quindi complessivamente le autorizzazioni che ha rilasciato il SUAP per questo ampliamento di suolo pubblico ad oggi sono 13. Sì, però scusi, chi sta parlando? Io non riesco a... Consigliere Gelata.
consigliere Gelarda, sono 13, però non dobbiamo farci ingannare da questo dato, nel senso che... No. Posso terminare, scusi? Nel senso che, diciamo, c'è anche una... Allora, io le posso dire che attualmente potremmo fare immediatamente altre 15-20 determinazioni dirigenziali su marciapiede, su sede nostradale. L'ufficio ha deciso di seguire una linea di priorità e non emettere in questo momento, perché questo vuol dire impegnare me o un altro collega a fare determinazioni dirigenziali per istanze per le quali il commerciante lavora tranquillamente benissimo senza alcun problema. Diciamo, l'emissione della determinazione dirigenziale è stata valutata, ne è stata valutata l'opportunità, abbiamo preferito, essendo in pochi, magari emettere una determinazione dirigenziale in meno, ma dedicarci a tutte quelle istanze su sede stradale che hanno bisogno di essere mandate alla mobilità, agli avvisi di diniego per gli utenti per evitare di denegare definitivamente pratiche, a fare richieste di integrazione documentale sempre a vantaggio del commerciante per evitare di dover denegare definitivamente la pratica. Diciamo che, essendo in pochi, dobbiamo anche crearci una linea di priorità, quindi il fatto che non siano state emesse tante determinazioni dirigenziali non deve creare, diciamo, non deve fare cadere nell'errore che l'ufficio non sta facendo, siccome non ha fatto le determinazioni. Lei parte da un presupposto che non è quello mio, la prego di sgombrarlo. Io non ho nessun dubbio che voi stiate lavorando, però c'è l'assessore che ha fatto il comunicato stampa dicendo che sono state autorizzate 100 pratiche e lei mi sta dicendo che ne avete autorizzate 13. C'è qualche cosa che non va, ne mancano 87, giusto? Se mi consente, Presidente, io voglio intervenire. Cioè, io voglio capire dov'è che non capiamo noi, perché è giusto. No, no, io devo intervenire perché una cosa va precisata, Presidente. E l'assessore probabilmente dice correttamente autorizzata, nel senso che, siccome per tutte le altre istanze l'utente può tranquillamente lavorare, noi le abbiamo valutate, abbiamo fatto una valutazione positiva e l'utente può tranquillamente lavorare, queste sono considerate autorizzate, anche se non c'è l'atto di autorizzazione, perché se poi si va a controllare sull'albo si vede quali sono. Sì, è chiaro. Io consigliere Gelarda, anche per capire, mi perdoni, perché non hanno nessun problema, sono su una sede abbiamo detto più volte, dottore, mi perdoni, consigliere Gelarda, io credo che sia opportuno, anche perché è un dato corretto. Grazie, consigliere Gelarda, io credo che sia più opportuno rinviare il dibattito politico degli assessori dopo che abbiamo i dati, però, perché purtroppo vanno in contrasto i dati degli uffici col comunicato degli assessori e non è chiaro quanti sono le pratiche di nuova concessione, quante sono le pratiche di estensione. Quindi, diciamo, Presidente, io sono d'accordo con lei, rinviamo. Rinviamo però una cosa precisiamola, Presidente. Una cosa precisiamola, se noi volessimo strumentalizzare il comunicato fatto dagli assessori che dicono che hanno portato avanti 100 pratiche, invece di pratiche sono state portate avanti soltanto il 10%, perché siamo praticamente a 13 pratiche autorizzate, lo potremmo fare. Noi non vogliamo strumentalizzare, però nemmeno dobbiamo metterci Presidente, vogliamo l'assessore domani lo vogliamo l'assessore, domani. Sta facendo confusione sul tipologia di pratica. Esatto. Tipologia di pratica. Quelle di suddetermina non sono altro che due pratiche in più di quello che aveva detto l'ingegnere Di Ganci. L'ingegnere Di Ganci ci aveva detto 11, invece sono 13. Quindi rischiamo seriamente di fare confusione e poi, quando sarà pubblicata questa seduta di commissione, la gente veramente si confonderà. Quindi, per cortesia, chiudiamo qui il dibattito, aspettiamo il report da entrambi gli uffici e calendarizziamo per mercoledì, dottore Palazzolo, visto che domani abbiamo consiglio comunale e dovremmo avere il sindaco in consiglio comunale, calendarizziamo per mercoledì priorità assoluta l'incontro con l'assessore Catani. Zacco, mi scusi, mercoledì abbiamo la commissione riunita insieme alla prima circoscrizione. Questa è importantissima, questa audizione, quindi mercoledì è più importante. I due assessori,
e poi decidiamo se a seguire, lo faremo giovedì l'incontro con la prima circoscrizione. Va bene, ok, arrivederci. Va bene, va bene. Io vi ringrazio, vi auguro buona giornata. Scusate, posso dire un'altra cosa? Scusate. Posso? Presidente, prego. Volevo soltanto puntualizzare che non ci sono dati in contrasto tra quelli che ha detto l'assessore e quelli che sto dicendo io. È soltanto una questione di interpretazione di quello che detto, che è quello che ha detto l'assessore assolutamente corretto. Poi se nei fatti la determinazione dirigenziale, le determinazioni dirigenziali nei numeri sono minori, ma questo non vuol dire che non sono state vagliate positivamente lo stesso numero di pratiche che ha detto l'assessore. Ripeto, soltanto noi possiamo metterci a produrre tutte le determinazioni dirigenziali su sede, che non siano su sede stradale, aumentare... A noi fa piacere che voi vi riunite con gli assessori in prima mattina, sicuramente questa riunione sarà stata alle 5 o alle 6, visto che poi noi abbiamo avuto una seduta di commissione, però purtroppo prendiamo atto che i dati del comunicato stampa degli assessori non coincide con i dati che avete dato voi insieme all'ingegnere Di Canci. Quindi e peraltro ribadisco il concetto, se io volessi, ribadisco il concetto proprio, che se io volessi strumentalizzare oggi uscirei dicendo per cortesia, che su 100 pratiche ce ne sono soltanto 30. Vicepresidente Arello, con la Gibi che apre l'8 giugno, l'8 luglio il sistema, ragazzi, è vergognoso tutto ciò. Dottoressa, siccome noi abbiamo un grande rispetto nei vostri confronti e per il lavoro che svolgete, è giusto spostare il dibattito a livello politico e non confrontarlo con voi. Va bene, possiamo solo che ringraziarvi e augurarvi buon lavoro. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie. Grazie, buongiorno. Arrivederci, ingegnere. Diamo lettura del verbale per l'approvazione. Signora. Solo. Sì, collega Amato può procedere con la lettura, grazie. Sì, certo. Buongiorno. Verbale numero 695 del 20 luglio 2020. Il Presidente Zacco alle ore 10:15 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Anello, Cusumano e Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link. Argomenti da trattare: problematica autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico, comunicazioni del Presidente, programmazione degli incontri, varie ed eventuali, lettura ed approvazione del verbale della seduta. Per affrontare l'argomento posto al punto 1, la Commissione ha invitato il dottore Galvano e il dottore Di Canci. Il Presidente Zacco saluta e dà il benvenuto all'ingegnere Di Canci e chiede il consenso alla registrazione. Il dottore Di Canci dà il consenso. Il Presidente Zacco chiede di capire lo stato di avanzamento delle pratiche del suolo pubblico che permette ai ristoratori di avere la concessione nelle maniere brevi. In attesa che si colleghi qualcuno che sostituisca il dottore Galvano, si cerca di capire che l'ingegnere Di Canci con l'ingegnere Di Canci le richieste che il SUAP ha richiesto all'ufficio da lui rappresentato. L'ingegnere Di Canci risponde che le richieste pervenute al SUAP sono in totale 194, 107 sono le istanze pervenute all'ufficio mobilità, di cui 11 sono state emesse concedendo lo spazio, 25 sono state rigettate per diverse motivazioni poiché non rispettano il regolamento e il codice della strada. Interviene il consigliere Gelarda e chiede meglio chiarimenti sul numero delle richieste, quindi 107 riguardano il manto stradale e 45 sono arrivate all'ufficio mobilità. Chiede quindi di capire le altre. Il Presidente Zacco chiede quanto sono state evase. Il Ingegnere Di Canci risponde. Presidente Zacco fa riferimento ad una procedura che doveva essere fatta. L'ingegnere Di Canci risponde che la piscina c'erano alcune problematiche che hanno comunque affrontato. Si apre un dibattito. Il dottore Canci ribadisce che le problematiche sono diverse, tra cui il non rispetto dell'articolo 20 del codice della strada. Presidente Zacco fa riferimento alla delibera di giunta che prevede lo snellimento delle procedure per ottenere l'autorizzazione del suolo pubblico. Il dottore Di Canci risponde che non si potevano rigettare le richieste perché non rispettano le distanze previste dal codice della strada. Presidente Zacco chiede se le 45 pratiche da quando si sono ricevute e quanto tempo si impiega per istruire una richiesta. Il dottore Di Canci risponde da metà giugno, dopo
la delibera di giunta del 30 maggio. Le richieste arrivate fino ad oggi sono state istruite. Il presidente Zacco riferisce che hanno istituito un tavolo permanente in commissione con i ristoratori e riferisce che sono arrivate lamentele su alcune concessioni, in particolare sulle strisce blu e carreggiate, per un problema di profondità di occupazione che va in contrasto con il codice della strada, e quindi chiede se può dare un chiarimento. Il dottore Di Gangi risponde che per quelli che l'hanno presentata correttamente è stata messa l'ordinanza in tempo utile, quindi ciò dimostra che vengono rilasciate, ma ovviamente devono avere i giusti requisiti. Riferisce che una recente delibera di giunta che accelera la pedonalizzazione di alcune strade, il che facilita l'iter autorizzativo del suolo pubblico. Il vicepresidente Anello chiede quali sono le motivazioni che hanno fatto rigettare le richieste. Il dottore Di Gangi risponde. Il vicepresidente Anello fa una riflessione sul fatto che si era pensato di dare impulso alle attività produttive andando in deroga ad alcuni articoli del regolamento, ma ciò è stato disatteso. La commissione in toto ha portato avanti questa proposta, quindi auspica che nella fattispecie l'assessore a traffico e il sindaco non si prendano meriti su quanto portato avanti dalla commissione. Altro punto da mettere in evidenza che con le associazioni di categoria avevano concordato l'utilizzo dei marciapiedi della strada in deroga. Invita il presidente Zacco a valutare ciò. Consigliere Cusumano ritiene che la prima parte dell'intervento del consigliere Anello sia condivisibile, ma è vero che ci sono problemi amministrativi e quindi nessuna legge dello Stato può inficiare un regolamento come il codice della strada. Ringrazio il dottore Di Gangi per aver riportato i dati tecnici e per aver evaso le pratiche fattibili. Il vicepresidente Anello ribadisce che il percorso che è iniziato la commissione possa essere portato avanti. Consigliere Gelardi, d'accordo con il consigliere Anello, e ritiene che si parte da un equivoco di fondo, ritiene che il DPCM è inferiore rispetto alle leggi speciali. Il codice della strada è una legge speciale superiore al decreto, quindi il problema è che siano state rigettate le pratiche, ritiene che sia logico, ma chiede di capire quanta volontà ci sia da parte dell'amministrazione di andare incontro alle richieste. E quindi perché su 107 stanze ne arrivano solo 45 e perché le altre non sono mai arrivate. Il dottore Di Gangi ritiene che il dato delle 45 stanze sia certo perché sono di loro competenza. Consigliere Gelarda interviene chiedendo come mai sono arrivate poche stanze all'ufficio mobilità. Chiede quindi di aspettare dati reali da parte del dottore Galvano. Consigliere Scarpinato interviene e si chiede come mai i tempi di trasmissione delle richieste del SUAP all'ufficio mobilità siano così lunghi, e questa commissione si è messa a disposizione con le associazioni di categoria dei commercianti per ripartire e quindi per trovare modo insieme agli uffici per snellire le procedure, e quindi ritiene incomprensibile che su 107 richieste ne sono arrivate solamente 45 all'ufficio mobilità. Specifica che tantissime attività non sono riuscite a ripartire. Chiede di capire quali sono le inefficienze della macchina amministrativa. Le richieste devono arrivare in maniera veloce all'ufficio competente. Ringrazia il dottore Di Gangi per il lavoro effettuato. Chiede di capire le motivazioni per cui le richieste non sono arrivate all'ufficio del SUAP. Consigliere Gelarda chiede notizie del dottore Galvano. Si apre un dibattito tra i consiglieri per capire la gestione del servizio. Presidente Zacco chiede al dottore Di Gangi di inviare un report sulle 45 richieste e le motivazioni del diniego. Presidente Zacco saluta la dottoressa Lorena Balsano, responsabile del servizio che si occupa delle stanze relative all'emergenza Covid, e chiede consenso alla registrazione. La dottoressa Balsano dà il consenso. Presidente Zacco fa un riepilogo di quello che si è detto durante la commissione. La dottoressa Balsano riferisce che è stata istituita una casella per far arrivare le stanze, è stata attivata l'8 luglio e da quel momento si è proceduto alla trasmissione delle stanze che prima non era possibile inviare per la pesantezza degli allegati.
presidente Zacco chiede se fanno una verifica delle stanze. La dottoressa Balzano risponde che sulle 45 stanze riferisce che sono state inviate già dall'8 luglio, facendo una verifica sotto il profilo amministrativo e tecnico, e vengono girate quando il referente tecnico del servizio ritiene che per loro che per i loro regolamenti vanno bene. Si apre un dibattito. Il presidente Zacco chiede se le 45 stanze sono nuove stanze o estensioni, e la dottoressa Balzano risponde che sono miste. Consigliere Gelarda chiede notizie delle 107 stanze e la dottoressa Balzano riferisce che appena avrà il dato certo riferirà, e precisa che l'ufficio è carente di personale, e aggiunge che al SUAP sono giunti 184 stanze e manca l'istruttoria solamente di 40 richieste. Il vicepresidente Anello puntualizza di quanto detto dalla dottoressa Balzano sulla mancanza del personale, che l'incontro con il vice sindaco, l'assessore Pianpiano e il dottore Galeotto non si è più fatto, e quindi invita il presidente a farsi promotore per organizzare l'incontro nel più breve tempo possibile, per capire l'intenzione dell'amministrazione attiva per riorganizzare il servizio del SUAP. È importante che il SUAP funzioni per aiutare i commercianti. Presidente Zacco riferisce che si attende il rientro del dottore Galeotto, che rientra dalle ferie. Consigliere Gelarda interviene e specifica che non è possibile che la SISP attivi la casella email solamente l'8 luglio. E interrompe per motivi, per problemi di connessione. Consigliere Scarpinato fa i complimenti al presidente per la conduzione dei lavori della commissione, conferma comunque l'inefficienza della macchina amministrativa e della giunta. Ritiene che sia importante risolvere la problematica del personale del SUAP, ma chiede di ascoltare anche la responsabile del personale, la dottoressa di Trapani, perché visto che la commissione ha tra le deleghe la programmazione, chiede di inviare, di iniziare un percorso per vedere se l'amministrazione attiva ha programmato un percorso per ripianare la mancanza di personale, facendo riferimento alle leggi nazionali. Precisa che la commissione sta facendo di tutto per portare avanti le stanze dei cittadini. Consigliere Gelarda riprende facendo riferimento agli incontri con i ristoratori da 2 mesi, per poi sapere che la SISP attiva le mail il giorno 8 luglio e che il dottore Galvano va in pensione e non si sa chi lo sostituirà. Non si può andare contro le leggi speciali del codice della strada, fa riferimento ai partiti che hanno causato i problemi attuali, ritiene che sia in un periodo di anarchia totale per le varie problematiche sia dei ristoratori, del cimitero di Monte Pellegrino, del suo eccetera. I ristoratori sono costretti a ritardare nella propria attività per l'incapacità organizzativa dell'amministrazione. Presidente Zacco chiede quante sono le autorizzazioni evase. La dottoressa Balzano risponde e precisa che sulle richieste su sede stradale con perizia asseverata, i ristoratori su questi sono operativi, continua a relazionare. Presidente Zacco chiede quanti sono gli esercenti riferiti al periodo Covid che stanno occupando il suolo pubblico. La dottoressa Balzano risponde che non ha i dati aggiornati, le stanze inviate all'ufficio mobilità sono 45 su 107 dall'8 luglio. Presidente Zacco si sofferma sulle procedure e cerca di capire cosa non funzioni per la trasmissione tra gli uffici. Comunica che è uscito durante la seduta di commissione un comunicato stampa che comunica che sono quasi 200 le stanze presentate e circa 20 rigettate, che potranno essere sanate dagli esercenti. Ritiene che bisogna avere dati concreti per affrontare la discussione con gli assessori competenti. Interviene il consigliere Gelarda, chiede chiarimenti sulle 13 richieste autorizzate con determinazione dirigenziale. La dottoressa Balzano risponde e specifica che sono e istanze su sede stradale valutate dal punto di vista tecnico e amministrativo, e poi si è messa la determinazione dirigenziale. Le altre sono determinazioni dirigenziali su sede non stradale, che a seguito di valutazione e visto il riscontro positivo si è fatta la determinazione dirigenziale. Continua a relazionare. Presidente Zacco ritiene opportuno rinviare il dibattito con la presenza degli assessori dopo aver ricevuto il report da parte degli uffici.
vicepresidente Anello interviene ritenendo giusto fare un confronto con gli assessori. Si decide di calendarizzare per mercoledì prossimo l'incontro con gli assessori. Presidente Zacco ringrazia per l'intervento e saluta la dottoressa Balsano e dottore Di Gangi. Presidente Zacco chiede al segretario di leggere il verbale della seduta, si procede con la lettura del verbale, a voi per l'approvazione. Prego, dottore Palazzo, passiamo alla votazione per appello nominale. Sì, procedo. Anello? Favorevole. Cusumano? Favorevole. Gelarda? Favorevole. Scarpinato? Scarpinato favorevole. Presidente Zacco? Favorevole. Approvato all'unanimità. La seduta è chiusa, grazie a tutti, buona giornata. Buona Presidente, buona. Mi può dare l'orario, per favore? Sono le 11:54 minuti. Grazie, arrivederci. A tutti, a domani. Interrompo, arrivederci. A domani.